No, vabbè, niente ragazzi, purtroppo non si poteva proseguire perché abbiamo rovinato tutto con quel. C'è stata questa specie di bug, insomma, avete visto, ho rifatto tutto da capo, però siamo arrivati allo stesso punto. Allo stesso punto, praticamente quello che avevo fatto prima era le ultime cose che abbiamo fatto, cioè il prossimo obiettivo era quello di arrivare a 2000 di abitanti. Purtroppo e niente, quindi questo qui è il risultato, avendo risolto quel bug delle mura esterne in mattoni, che praticamente avendo fatto le mura esterne in mattoni, la conversione delle mura esterne da fango a mattoni ha creato questo gap, e per cui nel tempio risultava che le mura esterne in mattoni non c'erano più, quando in realtà stanno semplicemente ricostruendole e upgradandole, e invece il sistema riconosceva come se non ci fossero, il che ha portato un improvviso calo della popolazione da 1700-1800, quello che era, e la cosa non è assolutamente sostenibile, per cui ho dovuto rifare questa, la nostra Uruk da capo, e siamo a questo punto, per cui raggiungi 2000, l'abbiamo raggiunto. Adesso dobbiamo ricercare, vediamo un po' che cosa ci stai chiedendo. Costruisci due moduli di tempio, dell'amministrazione del tempio, gli scriba vanno in questo nuovo edificio di ricerca governativo e aiutano a cercare tecnologie più velocemente. Possiamo costruirle, questi nuovi edifici, o upgradare, migliorare alcune che già abbiamo. Allora, dato che abbiamo tutti gli edifici che avevamo prima, quindi praticamente, anzi, abbiamo anche qualcosina in meno, perché effettivamente era insostenibile la città come era fatta prima. Adesso dobbiamo piazzare questo edificio di governativo, di amministrativo, ecco, che è questo qua, l'amministrazione del tempio. Adesso questo qui anche va piazzato dentro le mura. Vediamo un po' che cosa richiede più. Collidere con un altro oggetto. Significa? Ah, non deve stare vicino al giusto, quindi va già in conflitto con altri oggetti. Quindi dobbiamo liberare un po' di spazio. Proviamo a liberare qua. Vediamo, questo qui non serve, vediamo. Niente. No, inside the wall. Siamo dentro le mura. Forse dobbiamo fare 90, ce le abbiamo, com'è? Perché cos'è che non va? Forse non è questo edificio. Due moduli. Ok, è questo. Due moduli. Ho capito. Ah, ecco, vuole le mura in mattoni. Adesso proviamo a fare questa upgrade delle mura in mattoni, sperando che non ci siano problemi come prima. Vediamo un po'. Tanto azzeriamo il tempo. Portiamo i lavoratori al massimo. Tac. Diciamogli di fare solo le mura. Uno. Due, anche voi. Questa sono due, uno e qui, no, solo un builders qui, altro builders qui, apriamo un gap lì probabilmente, anche voi costruite solo questo e vediamo un po' di fare questo upgrade dei vari edifici, vediamo un po'.
Speriamo che me lo faccia subito. Iniziamo da qui e poi da qui. Vediamo un po'. I materiali ce li hanno tutti, quindi proviamo ad abbassare un po' di lavoratori in qualche altro settore, o aumentiamo semplicemente la popolazione, che mi sembra la cosa migliore a questo punto. Vediamo un po'. Che problema hai? Problema di sicurezza. Come mai? Come mai? Scommetto che abbiamo lo stesso problema di prima con l'edificio, vero? Andiamo. No, il tempio non ha problema. Vediamo di abbassare un po' di lavoratori nel campo dei trasporti. Magari qui li portiamo a 15. Questo è il tempio, lo lasciamo così. Concilio degli anziani abbassiamo a questo punto, visto che stiamo ricercando nulla. Livestock, lavoratori producono. Vediamo, nelle costruzioni abbiamo tre costruttori, ecco, uno è qui e l'altro è qui. No, non è qui, non è qui. Quindi 1, 2, ecco, bisogna intervenire subito con i focolari, questa meccanica che praticamente ci permette di bloccare subito accendendo questi fuochi sacri, qualcosa del genere, che stroncavano la malattia sul nascere. E quindi accendiamo questi fuochi sacri. Vediamo un po' se nei mattoni qui con l'upgrade cambia qualcosina. Vediamo un po' questo qui. Tu prova a portarci un po' di mattoni da qui a qui, si ci velocizza un po'. Ed è molto strano, perché praticamente con l'upgrade dei mattoni, delle mura in mattoni prima, mi ha creato questo problema. Quindi bisogna fare sempre un po' di attenzione. Magari è meglio proprio fare l'upgrade direttamente dalle mura, senza andarci a costruire sopra le mura stesse, perché così sembra che funzioni meglio la cosa. Vediamo un po' di popolazione, vediamo un po' se c'è qualche richiesta di, sì, c'è un po' di richiesta di agricoltura, ma i campi ci sono, quindi si diano da fare. Ok, quindi questa prima tranche di mura sta già venendo ultimata. Vorrei andare piano, così abbiamo tutto sotto controllo, evitiamo che succedano casini. Al grano stiamo messi ampiamente bene, perché abbiamo migliorato l'efficienza. Quindi diciamo che adesso non abbiamo problemi di quel tipo. Vediamo se questo upgrade delle mura avviene in maniera consona
Qua vedo che i lavoratori non stanno facendo granché. Queste mura upgradate, eccole qua, però non stanno facendo granché. Comunque è in costruzione, quindi proviamo ad aspettare semplicemente, vediamo che succede. Vedete, stiamo bene abbastanza a tutto praticamente, quindi diciamo che non ci sono problemi. Il sale non viaggia proprio benissimo, non so a cosa sia dovuto, però la produzione c'è, quindi magari miglioriamo nel trasporto semplicemente. C'è qualcosina che si può chiudere. Ecco, ad esempio il fango, evitate di portarlo perché ormai i mattoni hanno capito che vanno. Quindi l'importante è aver capito come posizionare bene le cose, perché poi, dato che questo sistema dei trasporti è abbastanza vincolato un po' al raggio di azione, comunque, e le cose non vanno sempre in automatico, è sempre meglio avere un po' tutto sistemato in anticipo prima che comunque le cose vadano nel verso sbagliato e che si entri in una spirale negativa di decrescita improvvisa. Ecco qua gli altri costruttori, questi qua per esempio possono lavorare anche loro alle mura come prima cosa. Magari togliamo tutto e lasciamoci le mura prima. Ecco qua, mura, voi mura e voi anche mura. Questi sono attivi, questi qua si stanno muovendo, questi qua sono in pigrizia. Sono proprio in pigrizia. Quindi riattiviamoli, vediamo che succede. Se dobbiamo, forse, ecco. Esatto, ecco qui questo. Già va meglio. Ok, praticamente abbiamo quasi tutto a questo punto. Miglioriamo, aumentiamo i lavoratori di Stato, magari con proviamo a velocizzare i trasporti, no, aumentiamo prima i lavoratori di Stato con i contratti di lavoro. Facciamo 5 anni e 6 mesi, 5 anni e 6 mesi, 6, 5 anni e 6 mesi. Contratti di lavoro, vai, 20.000 punti scienza, comunque. Proviamo ad andare avanti. L'epidemia ci ha lasciato, abbiamo perso un po' di abitanti, però per fortuna siamo messi bene. Vediamo se c'è qualche richiesta. Ecco, l'influenza religiosa è un po' in calo. Qui forse sarebbe meglio velocizzare questa costruzione del tempio per evitare questa perdita di fedeli, che a quanto pare vanno già in sbattimento, e quindi magari diminuiamo la costruzione di vasi di terracotta. Togliamo la birra da qui e la darei più volentieri ai costruttori, che giustamente si fanno il culo. Questo qui anche praticamente non è necessario, quindi togliamone un po' anche a loro, anche se togliamo un po' di lavoratori qui.
Vediamo un po' dove si possono togliere, dove si possono togliere. Potteri, potteri, potteri. Senza materiale, pottery workshop, come mai? Non arrivano, non arriva i mattoni, non arrivano. Velocizziamo un po' i nostri muratori. Birra, birra, tutto fiume, a fiumi di birra e sicurezza sul lavoro. Fiumi di birra e sicurezza sul lavoro, vai. Che qua l'influenza è pericolosamente sotto la media. Ok, credo che veramente abbiamo quasi completato di selezionare l'upgrade. Ci siamo quasi. Sfugge sempre qualcosina. Ok, adesso incarichiamo i nostri trasportatori di portare un po' di mattoni in più dove necessitano, anche se effettivamente i nostri muratori ce ne hanno un bel po' nei loro depositi, tranne questi, che infatti non fanno granché. Abbiamo dei personaggi senza lavoro, quindi magari qualcuno va a riempire questo buco. Getta tutti i mattoni possibili. Di aumentare i trasporti. Andiamo a portare anche un po' di mattoni. Vediamo se diciamo che senza lavoro sono parecchi, per cui possiamo aumentare un po' di cose. Vediamo un po' cosa che possiamo aumentare. In realtà dovrebbero andare da soli a coprire questi punti dove c'è necessità. Però ancora non lo fanno. Abbiamo la domanda di Ivan,
terre coltivabili che gli daremo qui. La diamo qui, vediamo un po'. Diamo delle sì, ok, sembra che le abbiano accettate. Ok, un po' di sicurezza in più. Tanti i nostri bravi muratori. Ecco, infatti gli mancava la birra, questi qua. Vediamo di accelerare, dai, a questo punto. Tanto qui ci vorranno un po' di tempi, ci vuole un po' di tempo, quindi... Purtroppo abbiamo raggiunto il limite di lavoratori statali, questo è un grosso problema. Per questo qui è tutto fermo. Quindi se non miglioriamo questo aspetto difficilmente avremo un miglioramento tangibile. Anche qui la salute fa un po' male, quindi abbassiamo semplicemente il fango, perché qua le cave di fango sono già al minimo, però portiamole ancora più di meno, sperando che aumenti qualcosina di più essenziale. Intanto hanno tutta la fornitura necessaria, però a quanto pare la sicurezza è ancora un grosso gap. Proviamo un problema con un po' di birra, non lo so. La birra dovrebbe risolvere un po' di cose, però vedi, la finiamo subito perché sono tutti fin troppo imbirrati. Qua non arriva il grano, per esempio. Senza grano non abbiamo la birra. Questi qua anche si potrebbero abbassare un po', visto che siamo proprio in carenza. Questo qui è a regime anche, quindi mettiamolo più basso. Abbiamo ancora 27 senza lavoro, per cui a questo punto facciamo i campi, vediamo, diamogli un po' di pesca, diamogli un po' di pesca, almeno ci fanno aumentare le tasse. Gli introiti statali, cioè. Gli introiti di tasse. Vediamo, speriamo che decidano di fare questo lavoro, altrimenti, ecco, per esempio bisogna farci un po' di mercati, un po' di area mercati, area mercato, area mercatale. Dai, ti faccio un bel mercato qua, due box per il mercato qui e due box per il mercato qui.
magari facciamo anche qualche mercato esterno, che qua magari ne avete bisogno anche voi, un mercatino. Quindi piccola bottega qui e una qui, siete anche belli sicuri vicino alle guardie. Andiamo adesso, richiede le case, certo che gente vuole venire in questa stupenda città. Ci abbiamo tutto, anche le mura sono quasi ultimate. Siamo a un buon punto, per fortuna abbiamo scoperto che per risolvere questo problema delle mura basta semplicemente appagare la DARL dalle mura senza doverne ricostruire sopra se stessi, anche se mi sembra un po' assurdo visto che il principio è lo stesso. Qua vediamo un po', qua è ancora in costruzione, non abbiamo nessun lavoratore che se ne sta occupando. Appena possibile qui avremo anche la nuova struttura amministrativa del tempio. Dai su costruttori, dai, anche voi datevi da fare, su. Dai, qua siamo a carenza di birra perché non c'è il grano. Non abbiamo il grano. Portiamo un po' ad aumentare i nostri trasportatori, vediamo se qualcosina cambia. Tanto se non arriva la ricerca dei 40 lavoratori in più, non possiamo andare avanti. I costruttori siamo coperti. Sembra che stanno cominciando a scarseggiare le pelli, per cui quel sale c'è, ma qua non arriva granché di pelli. Se i nostri trasportatori possono fare qualcosina qui, come anche qualcosina dai mattoni fin qui. Sto preoccupando del grano, per cui non vorrei fare altri terreni così senza criterio, anche perché ci sono molti terreni che non vengono sfruttati perché probabilmente non abbiamo neanche il numero sufficiente dei lavoratori, quindi bisogna risolverla subito appena abbiamo ultimato queste mura, che a quanto pare anche nell'antichità dovevano essere un bel peso per le casse dello Stato, perché di fare tutto il perimetro da capo era una struttura bella grossa. Poi fra l'altro così bello e funzionale, per le mura così in mattoni, chiunque attaccasse qua allora doveva essere risultare veramente insormontabile, difficile riuscire ad entrarvi, soprattutto se vi era una guarnigione ben agguerrita. Io magari un'altra casetta ce la farei, perché sennò questi poi non vorrei che cominciano a perdere fede e si diffonda la voce che qua non c'è spazio. E infatti vedi, subito accorrono i signori qua.
bisogno di sicurezza aumenta. Che tra un po' ci becchiamo 40 lavoratori e li mettiamo tutti qui. Li facciamo lavorare nella security. Sto qui ovviamente senza pelli, non va avanti, non so quanto mi convenga mandare ancora della birra a questi signori. Però vediamo un po', loro nel loro raggio gli rimane solo questo e questo. È una bella, bella gatta da pelare, questi muratori. Dai, ci sarà un premio di produzione a fine anno, qualcosa del genere. Qua ricresce, richiede la sicurezza. Io la birra la toglierei a questi qua, che non so. Anche sui mattoni qua stanno cominciando a scarseggiare. 63 dovrebbero bastare, però spero, per queste ultimi blocchi. Dai, vediamo come stiamo a lavoratori. Per esempio qua il farming ancora non arriva granché, però questa qui ci diamo un po' di birra qui, magari qui. La birra scarseggia. Vediamo un po'. Il birrificio qua invece è pieno di ma scarseggia di vasi. Quindi a questo punto dobbiamo portare dei vasi. No, scusate, questo cos'è? Beh, birreria e pottery workshop. Pottery workshop è pieno di vasi, quindi da qui a qui, e portami i vasi, perché è assurdo che qua ci sia la birra, il grano, non ci sono i vasi. Ecco. Ok, ecco, abbiamo ripreso, ha ripreso il nostro funzionamento. Sì, stanno dando da fare i nostri amici qua. Questo blocco qua, nulla ancora. No, stanno finendo questo. E invece voi state finendo anche voi. No, voi state finendo questo blocco. Qui abbiamo avuto i nostri 40 lavoratori in più. Vediamo un po'. Esattamente, credo proprio di sì. E li abbiamo già colmati. Abbiamo già colmato i gap che avevamo. Per cui rimangono ancora altri gap. No, vabbè, il fango abbiamo detto che non è così necessario. Più che altro bisogna
introdurre i mattoni. I mattoni qua bisogna velocizzare. Questo qui, il brickyard, 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 brickyard. E anche qua, qua bisogna ricercare assolutamente, perché come vede servono altri. Qua ci vogliono 60.000, scordatelo, andiamo di qua. Siamo al 53° anno del 5000 avanti Cristo e passa, e abbiamo una piccola epidemia che cercheremo di stroncare subito. E infatti è stata subito circoncisa, credo si possa dire circoncisa con questo fuoco sacro. Speriamo che si contenga qui. Mettiamone un altro, non lo so, magari non so se bruciate tutto, bruciate i morti malati, vediamo un po', non so, sto abbondando forse, esatto, si è già spenta la malattia, il focolaio si è estinto, per fortuna, devo dire, per fortuna. Vediamo un po' adesso se i nostri builder qui hanno finito. Non ancora. Qui c'è bisogno di mattoni. Effettivamente lasciamoglielo fare a loro. E un po' quell'altra materia prima che abbiamo, forse la carne. Sì, infatti la carne. Carne curata non ancora. Le pelli anche, c'è un ritmo un po' lento. Il pesce abbiamo dimenticato. Ecco, il pesce l'avevo sottovalutato. Invece il pesce è importante. Comunque è sempre un'attività produttiva, per cui è meglio piazzarli. Comunque gli stalli, intanto gli stalli qua, si chiamano stalli apposta. Gli stalli qua, gli stalli e via, si vola. Si va di pesce, spero. Quindi non hanno nemmeno tanto fame, questi mangiano la pelle, il pesce, stanno contenti. Allora, questo è il... qua dovremmo velocizzare i mattoni proprio assolutamente. Questo per esempio sta senza fango, vedi? La produzione di fango appena possibile, dobbiamo riportarla ai tempi d'oro. Dai che vi manca poco, signori, dai. Case, vabbè, io le case te le do, ma poi non andare fuori di testa, per favore. Non impazzire dopo. Che io le case te le do. Poi sta a te. Dai, facciamone qua altre due. Spero che lì sia sufficiente per l'amministrazione del tempo. Credo proprio di sì. Credo proprio che sarà sufficiente. Però dai, quanto siete lenti, signori, dai. Fortuna che i nostri trasporti sono sempre efficienti, mantengono un alto tenore di birre. A questo punto, che ne so, facciamo quest'altro blocco. Tanto qua, come mai non me lo fai? Non ti piace, qual è il problema? Dobbiamo cambiare il disegno, la trama. Cos'è che non va? Togliamo, via. No, non si toglie più questo. Questo qui rimane sempre. E mettiamo questo blocco, velocizziamo la ricerca. Eh sì.
dobbiamo velocizzare la ricerca qui. Velocizziamo la ricerca degli anziani. Calma, ovviamente, avete sempre la priorità di fare le mura. E facciamo qualche casetta ancora. Facciamo ancora case. I nostri abitanti però sono molto proliferi da questo punto di vista. Non so, credo che delle case anche qua in periferia non facciano male alla nostra civiltà, alla nostra comunità. Sono case di lavoratori, sono vicino alle loro botteghe. Questo fenomeno. Allora, vediamo un po' se c'è qualche... Ecco, qui abbiamo una fattoria. Appena possibile sarebbe ideale farne un'altra qui più o meno, in modo da migliorare. Dai, siamo quasi, abbiamo quasi finito. Qui abbiamo finito anche qui. Ok, riportiamo la velocità a un livello più umano. Credo, ah no, vedi che non è finito. Scusami. Qui invece sembra tutto a posto. Proviamo a fare. No, infatti mi devono fare qua. Mi devono fare questa. Portate le ultime riserve. Le ultime riserve di mattoni qui, e ben presto dovremo ultimare la nostra produzione. Vediamo un po', vediamo se vanno lì. Due lavoratori ce n'è bisogno, non ne servono più di due, signori, e non mi stiamo chiedendo la luna. È fattibilissima la cosa. Eccoli qua i due lavoratori. Sembra che le mura siano ultimate. Dai, manca poco, dai. Qua l'housing, senza housing non c'è progresso. Dobbiamo fare l'housing, facciamo l'housing. Poi non mi dite che vi sentite insicuri, e le guardie ce le metto lo stesso. Qua questi builders, praticamente è inutile che ce ne stanno 10 perché non servono, quindi mettiamone 4. Sì, no, fra l'altro nemmeno 4 servono perché praticamente non c'è da costruire nient'altro. Portiamolo a 0. Qua siamo arrivati. Bene, signori, ma adesso me lo devi far piazzare, amico. Scusa, è tutto completato. Che ti manca? C'è ancora un blocco qui. Dai, però c'è veramente una micro impasse. Possibile? Non è possibile. Vediamo, qua devi controllare ogni minimo dettaglio. È anche bello perché ti costringe un po' a dare un'occhiata alla tua città, vedere un po' lo schifo che hai combinato, però anche interessante sotto altri aspetti.
ti permette appunto di vedere che abbiamo fatto una cavolata proprio assurda. Questa pavimentazione proprio inguardabile. E vediamo un po' qui. Ok, siamo arrivati, dai. Adesso non puoi dirmi di no. No. Perché? 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 Qui, questo micro buco. Scommetto che è quello. E infatti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ragazzi, stiamo scherzando. Ma chi ha progettato questa città? Ma chi è quell'architetto? Cioè. Dai, siamo a posto, no? Dai. Quindi fra l'altro il buchetto era... Dov'è il buchetto? Qui. Qui, quindi lo possono risolvere solo loro. Datevi da fare, dai signori, qua c'è, cioè, qua, è qui. È qui. È qui signori, dai. Birra tutto spiano e andate a fare il vostro lavoro. Qua. Non serve nulla. Zero. È sempre le pelli il problema. Siamo veramente molto 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 limitati. Perché serve altro materiale. Altre mucche. Servono altre mucche. Altre mucche. Serve altro muccame. Dai, dai, su. Trasportatemi un po' di mattoni da qui a qui. Velocità. Anche case, non so, non saprei. Qui i costruttori praticamente possono anche andare un po' a riposo e mettiamoci invece un po' di terreni, anzi qua ci farei il farming. Dove fare uno qui e uno qui, forse bisogna semplicemente migliorare la produttività di questi qua. Però aspettiamo che ultimino e facciamo finalmente l'amministrazione del tempo e basta, perché veramente mi hanno stancato. Finalmente amministrazione del tempio a go, vai veloci ragazzi, dai. Dovete costruire tutto, scusate, ho dimenticato, anche voi tornate a costruire tutto e anche voi tutto. Due moduli di amministrazione del tempio. Io credo che questa città siamo veramente a rischio collasso, perché sono veramente troppi. Siamo pieni di lavoratori privati. E qua il fatto qui è molto lento, molto a rilento, molto a rilento. Upgradiamo, no, sì. Vabbè, abbiamo upgradato i blocchi, vediamo che succede. Aumentiamo i lavoratori qua. Questa è la priorità ragazzi.
Vedo che avete capito, però dai. Compriamo due mucche e due mucche. Qui. Praticamente uno degli errori fatti prima è che mi tenevo una fattoria solamente a gestire lo spazio, che era quello poi del suo range. Invece praticamente una fattoria non basta per gestire tutti i terreni che ci stanno qui. Molti terreni vengono lasciati anche a riposo, anche cioè non vengono più coltivati. Non so se perché, per una strategia di lasciare i terreni a riposo o proprio perché è un gap, non ce la fanno, perché sono lavoratori statali e lavorano giusto il minimo indispensabile. E quindi questo problema qua mi ha portato un attimino a valutare il fatto di dover costruire altre farming. Infatti, come volevasi dimostrare, tutte le fattorie in più hanno aumentato la produzione di grano, semplicemente in questo modo, cioè mettendovi più fattorie e favorendo quindi una migliore una più completa, diciamo, la lavorazione dei terreni. Quindi anche quei terreni che sembravano non coltivabili venivano, cioè anche quei terreni non coltivati nel range di una fattoria, insomma, siamo capiti, no? Cioè, non so se è un problema proprio di progettazione del gioco o proprio deve essere così, cioè. Però mi sembra strano, perché c'è una fattoria, potrebbe gestirsi tutti quei terreni. Fra l'altro, anche facendo un paragone con la realtà, è più che gestibile tutti quei terreni da una singola fattoria, tutti quei terreni qua. Anche con 20 lavoratori veramente è un surplus di lavoratori esagerato, perché vabbè, oggi con i mezzi di oggi, magari con i mezzi di allora ce ne servivano di più, però comunque c'è, cioè, quella è più o meno, cioè, non è poi così impensabile di dover fare andare avanti e costruire andare avanti quei terreni, insomma, così. Quindi abbiamo bisogno di scriba, c'è bisogno di scriba. Gli scriba aumenteranno anche loro i punti scienza. È quello che stiamo facendo qui con l'amministrazione del tempio. Io qua a questo punto non so se ne vale la pena, però ingrandirei, metterei altre mura nella città, perché altrimenti questi qua si corre il rischio che si sentono protetti. Abbiamo abbastanza, sì. Forse anche tanti di sicurezza, cioè. Però c'è sempre un bisogno di sicurezza qui, quindi forse perché è di livello abbastanza scarso, quindi portiamogli un po' di pellame, magari velocizzando qua, comprando una mucca ogni tanto. Perché così siamo un po' sotto produzione. E non va bene. E abbiamo un botto di carne. C'è un consumo di cuoio troppo esagerato. Lavoratori qua non ne vogliono sapere. Qui abbiamo migliorato il nostro blocco di centro della casa per gli anziani,
questo concilio degli anziani. Abbiamo anche abbastanza lavoratori. I granai sembrano operativi. Stiamo facendo veramente una bella cittadina. Quindi attività produttive, io ci metterei questo salatore qua della carne, colui che sala la carne. Questi qua è meglio che danno una priorità agli edifici governativi. Questo è un po' come il grano, ha bisogno di un sacco di spazio per una produzione proprio misera, miserabile. Se magari un blocco alla volta mi avrebbe migliorato qua la situazione. Invece no, due blocchi, perché ci sentiamo veramente dei supereroi. Qua velocizzerei anche i trasporti su ruota. No, probabilmente me lo chiederà anche il nostro amico qua. Ecco, qui siamo a 440. Salute, 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 salute. Quindi medici, medici senza frontiere. Mettiamolo qui. Qui coprono quasi tutto. Queste quattro casette qui sono rimaste un po'. Infatti, vediamo un po', ci chiede un po' di terreni e un po' di mercati. Mercati non c'è problema. Terreni, cominciamo un po' a piangere gli spazi. C'è un po' di crisi. Quindi andrei a fare ovviamente sempre dove non ci arriviamo. Le fattorie, quindi è meglio farli lì. Domanda di case immensa. Tutti amano la nostra città e tutti rompono le scatole per la nostra città. Qui non ci arriva nessun costruttore. Bene, 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 bene. Bene, 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 i nostri builders. Bene, bene. E dobbiamo fare un altro costruttore, dai. Facciamo un altro costruttore, amico delle costruzioni. Piazziamolo qui.
sta espandendo in una direzione in cui non pensavo di dovermi espandere, ma a quanto pare ci stiamo espandendo proprio bene. Quindi prendiamo un po' di transporter. Un po' di transporter, quindi case, case, facciamo case, 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 case. Tutti vogliono andare in città, ma che ci vanno a fare se poi, voglio dire, vivranno comunque fuori dalle mura? Che cavolo serve? A nulla. Ok, quindi adesso il prossimo obiettivo è costruire il grande tempio. I mattoni non possono essere conservati negli edifici di costruzione per uso futuro, ed è anche necessario iniziare il commercio per cedar logs, per questa cedar logs che dovrebbe essere, non ricordo bene, tecnologie possono essere aggiunte in pausa premendo il tasto shift. Quindi la prima cosa da fare, che abbiamo già fatto, era accettare i mattoni nelle vabbè, comunque l'abbiamo già fatto, quindi è inutile, però vabbè, accettare i mattoni presso gli edifici di costruzione c'era arrivato da solo a questo. E poi dobbiamo selezionare il Libano nell'albero delle tecnologie. Quindi abbiamo bisogno di legna di cedar, forse cedro, non ricordo, cedro, ma vabbè, comunque vediamo di trovare Libano, deve essere anche abbastanza lontano, vediamo un po'. Anche in Egitto qua, vedi, in Egitto il Libano è qui, figurati, siamo parecchio lontani, parecchio. Quindi dobbiamo fare contratti commerciali, città sumere, quindi le strade per il commercio, nord della Mesopotamia e Libano, strade per cedro, infatti sono tronchi, cedar, però credo che sia cedro dovrebbe essere. Prima commerciavano subito, questi sumeri hanno commerciato prima di tutto il legno di cedro. Va bene, grazie sempre per queste informazioni che arricchiscono la nostra vita. Qua blocchiamo subito sul nascere qui la situazione prima che sia troppo tardi. Qua vediamo un po', qua non si può fare niente, quando nasce lì non si può fare nulla. Vediamo qui, è una corsa contro il tempo, contro le malattie. Abbiamo bloccato anche qua, quindi per il Libano ci vorrà un bel po', quindi a questo punto miglioriamo l'amministrazione, allora rimettiamoci più lavoratori, anche perché qua a costruttori praticamente non ci servono più di tanto, quindi si possiamo portarli a zero forse. Sì, tranne per il fatto che io ci costruirei, farei ancora un altro artigiano del cuoio, una fabbrichetta per il cuoio.
andrà a regime anche questa. Siamo stati proprio lungimiranti in questa espansione. Abbiamo messo subito i campi già fuori dalle mura. Era meglio forse farci delle case, però a questo punto questa qui non so se la possiamo abbattere. Li possiamo già abbattere. Vediamo un po', infatti dai, abbattiamo via tutte le mucche. Portatele a ammazzare ste mucche, portatele in un altro campo e qui ci facciamo le nostre case perché è più necessario. Sono più necessarie le case, abbiamo più bisogno di lavoratori, però ovviamente qua ci vorranno 2, 3, 4, ci vorrà un bel po'. Un bel po'. Dobbiamo aumentare anche gli scriba se possibile. Sì, gli abitanti qui scarseggiano. C'è bisogno di salute, di salute, di salute. Però tranquillo, ecco qui è arrivato. E vai. E via, portiamo a riposo i nostri. Mettiamo in riposo. Quale settore ha più bisogno? Qui non arriva il sale, quindi facciamo provvedere ai nostri bravi trasportatori il sale presso il salatore di carne. E vediamo un po' di lavorare di beautification. Vediamo un po' se questa cosa qui è fattibile a questo punto. Oh, siamo un po'. Qui ci sarà da aspettare veramente un bel po'. Ecco qua, miglioriamo anche un po' qui
nostro mercato. Prendiamo il più bello. Templi, questi nostri funzionari dello Stato hanno bisogno di trasporti con le ruote. Guarda che miracolo della tecnologia siamo riusciti a fare. I trasporti con le ruote, signori, stiamo scherzando? Ne vogliamo parlare della velocità che incrementerà questo edificio? Io proprio sono più che ottimista su questo edificio, veramente confido tantissimo nel progresso tecnologico e nell'invenzione della ruota. Siamo proprio messi male, dai. Non siamo messi male. Qualcosa mi dice che ce lo chiederà comunque l'invenzione della ruota. Quindi magari siamo portati avanti. Non è proprio male, non è proprio male. Vediamo un po', vediamo cosa ci chiede più. Che ci chiede più? C'è un rischio. C'è del giallo qui. C'è del giallo qui nella sicurezza, per cui vediamo un po' il motivo. E a questo punto, signori, bisogna allargare con le mura. Ci allarghiamo con le mura e facciamole in fango questa volta. Facciamo delle mura di fango fin dove sarà possibile, ovviamente. Vediamo un po' da dove le facciamo partire queste mura. Qua dovremo abbattere un po' di situazioni. Vediamo un po'. Proviamo a fare una cosa del genere. Qualcuno dovrà rimanere fuori anche questa volta. Anche qua intanto allarghiamo di qua, dai, allarghiamo di qua prima. Allarghiamo di qua. Allarghiamo di qua, abbattiamo qualcosina, abbattiamo questa casetta, questa, mettiamo questo e vediamo se no, per poco, dai, per pochissimo. Andiamo ad abbattere anche questa sculturetta qua. E invece no, ce l'abbiamo proprio fatta. Qui ci mancano delle mura. Dai, su, lavoratori, qui dovete darvi da fare. Mi dovete fare solo le mura, signori. E voi trasportatemi solamente qui, prima di tutto, prima che abbiamo un crollo, come immagino che avverrà a breve. Se non chiudiamo le mura, siamo veramente spacciati.
Dai, 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 veloci. È più importante questo, signori, eh. L'influenza religiosa sta calando. Se non chiudiamo queste mura siamo veramente spacciati. Dai. I carri, dove stanno i carri? Forse abbiamo sbagliato, non abbiamo ancora carri, quindi non abbiamo ancora carri. Dai signori, qui abbiamo una crisi in atto e se non ci sbrighiamo siamo veramente fottuti, siamo proprio fottuti, siamo veramente fottuti se non ci sbrighiamo. Ok, le hanno chiuse, vai, le hanno chiuse, ok. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Dai, un pelo, intanto facciamo un bel posticino di guardia, questo copre quello, direi che non è poi così indispensabile, però non di capire perché, ok, ritorna tutto nella norma, per fortuna, per fortuna. Quindi altri lavoratori, abbiamo qui, ci siamo quasi, qui manca un anno solamente, 10 mesi, credo. E quindi ci siamo quasi, quindi sempre questa sicurezza, maledetta sicurezza, insicurezza. Diamo una birra a questi signori, visto che ne abbiamo tanta. Potrei dare di più a questi. E via così. Insomma, la smettono di... E anche tu ritorna a un buon regime di
produzione, perché qua altrimenti siamo scarsi a fango. E quindi chiudetemi le mura qui. E anche qui sarebbe da fare un po' di mura. Vediamo un po' qua come la gestiamo la situazione. Allora, vorrei dirlo, ma c'è da spostare questo allevamento. L'allevamento io lo sposterei da qui. Le sposterei, farei un bel grosso allevamento tutto qui. Però sempre dopo che abbiamo ultimato questo blocco. L'accesso all'acqua qui non ci dimentichiamo che è necessario. Ok, quindi facciamo il nostro bel grande due. E questo qui praticamente senza carri per il momento non serve a nulla, perché non abbiamo il carro, non abbiamo il legno, ma a quanto pare era povero anche di legno questa terra mesopotamica. E quindi vediamo un po' cosa si può fare. Vediamo un po' cosa riescono a fare. Siamo portati avanti qua con il lavoro. Abbiamo spostato un po' di cose. Abbiamo potenziato gli scriba. Stiamo potenziando anche il nostro concilio degli anziani. E quindi ci stiamo muovendo abbastanza bene, un po' in tutto. Siamo quasi per raggiungere l'obiettivo della missione, che è quello di potenziare il nostro, di espandere, cioè la nostra capacità commerciale. E quindi siamo qui un po' in attesa di questo evento che andrà a sbloccare il prossimo obiettivo. Intanto abbelliamo un po' la cittadina, che ce ne ha bisogno, perché è sempre importante avere una buona gestione delle cose. Qui abbiamo completato le strade con il Libano e quindi vediamo un po' cosa ci chiede Bookkeeping in the Tech Tree. Seleziona il Libano e lo abbiamo fatto. Ah, Bookkeeping, questo qui anche. No, vabbè, non so, facciamo bookkeeping, teniamolo, forse ci stiamo sbagliando. Vediamo, bisogna importare il legno dalle montagne del Libano. Ricerca le strade, il commercio e costruisce un porto. Quindi strade e il commercio, è un po'. Dove sono? Sono queste, credo che le abbiamo fatte. No, costruisci il porto, sì, solo il porto dobbiamo costruire. Il porto si trova in nostro porto commerciale tramite il fiume Eufrate, credo che sia quello dove ci troviamo. Dobbiamo commerciare con i nostri vicini, ecco qua,
i nostri vicini libanesi, vicini mica tanto perché sono un po' lontani, però chiamiamoli vicini, così ci sentiamo anche più vicini noi a loro. E vediamo un po' dove si può costruire. L'unico posto sembra qui, un porto per lo sviluppo del nostro commercio. Abbiamo la nostra porta, ce l'abbiamo qui, e quindi niente, il porto è in costruzione. Bandiamo questo porto in costruzione, vediamo un po' a questo punto i nostri lavoratori cosa ci porteranno. Qua abbiamo finalmente sviluppato, quindi qui credo che potremmo anche chiudere, eliminando questo allevamento, portiamo a zero, vediamo un po' se si riescono a far fuori tutti in questo modo. No, vediamo se li fanno fuori tutti subito in velocità. Oppure da qui abbassiamo, chiudiamola semplicemente e vediamo dove manderanno le nostre mucche i nostri lavoratori. Vediamo dove mi mandano le mucche, dove mi mandano le mucche. Oppure non so, non saprei. Chiuso il mio, vediamo se svuotano anche velocemente i magazzini. Da qui a fabbricatore di carne, lo perdiamo questa roba, non lo so, vediamo che succede. I nostri lavoratori qua, vediamo che succede. A questo punto costruiamo un altro blocco per il cuoio. C'è un altro trasportino ad hoc. Per cui io ci metterei anche un altro magazzino qui, magari dentro la città, più opportuno forse. Qui. E vediamo se anche questo qui si può smantellare tranquillamente. Sì, ce l'ha smantellato. E facciamoci la porta qua, facciamoci una bella porta. Frattempo, visto che qua il tempo ce l'abbiamo per costruire queste mura, non c'è questa esigenza così impellente, possiamo già cominciare a trasformarle in un tempio un po' più serio, in delle mura di mattoni più serie, che il fango si debilita velocemente. E vediamo qua i nostri lavoratori darsi da fare,
nelle costruzioni varie che riguardano la nostra cittadina. Quindi mandiamo esattamente il momento qui e ci mandiamo che cosa? No, perché abbiamo gli asini qua, signori? No, non sono asini. Mandiamo qui, abbiamo gli, qui dobbiamo metterci gli asini, scusami. Ok, qui mi tiene gli asini, mentre da qui mi trasporti tutto quello che è necessario trasportare. Dove? Qui, però non è ancora possibile, quindi facciamoci un altro di questi. Li stiamo allargando, abbiamo tutto più vicino e forse ci farei anche un'altra fattoria. Vediamo un po' che dice qui. Non abbiamo proprio ottimizzato al massimo la produzione di grano. Anche il sale non viaggia proprio al massimo livelli. Come mai? Perché ce lo facevamo trasportare da questi, giustamente. Anche da qui ce lo portava qui. Va bene. Zone mercato. Non so, sembra che la produzione sia bassa ancora qui, quindi facciamo anche questo edificio, uno di questi edifici per il sale, che gli occupati ce li abbiamo. Ovviamente questi avevano la priorità del porto, però giustamente non arrivano. Abbiamo sbagliato, quindi mettiamone un altro qua, che tanto non fa male. E vediamo qua, qui questi stanno lavorando pieno regime. Questo qui che ci fa ancora qui? L'avevamo eliminato, l'avevamo eliminato, però ancora. Ok, adesso sì. E adesso vediamo un po' di costruire le nostre mura finalmente. Allarghiamo la nostra città. E poi vediamo di sistemare anche qui i campi, che si sono presi un po' troppo spazio. Probabilmente doveva andare così la costruzione delle città in passato. Si faceva un piccolo muro, poi man mano che si cresceva si facevano delle mura sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi, fin quando poi sono arrivati i romani con le loro torri d'assedio e è caduto tutto. Qui in realtà i sumeri non sono arrivati i romani, ma per quanto riguarda i sumeri la situazione è stata leggermente diversa, in quanto sono stati scacciati da dei popoli nomadi che a quanto pare non sembra che avessero delle torri d'assedio, però erano abbastanza in gamba. In realtà è stato un processo piuttosto lento, molto lento, e infatti in quel periodo c'erano delle tribù di popoli semiti che a quanto pare si stavano trasferendo dall'Arabia Saudita
come anche dai deserti della Siria, stanno arrivando in quella zona, in quell'area della Mesopotamia, più a nord però, dove non c'era ancora la civiltà sumera, ed erano appunto tribù nomadi. Fino a un certo punto si sono resi conto che erano abbastanza forti e quindi hanno invaso la Mesopotamia. Un certo Sargon di Akkad, conosciuto anche come il primo imperatore, anche se in realtà non si trattava di un vero e proprio impero, in quanto sì, in realtà si è trattato di un impero, però in una fase successiva di quella che era il periodo sumero, cioè il periodo accadico, era stato conosciuto come periodo di espansionismo della civiltà accadico-sumera. Quindi diciamo c'è stato questo fondatore che ha conquistato questa zona, il popolo dei Sumeri, che era appunto Sargon di Akkad, che è stato definito il primo imperatore, anche se in realtà molti dicono che non si trattasse del primo imperatore, in quanto sembra che ce ne fossero ci fosse un altro tipo, che adesso non ricordo come si chiama e di dove era, da dove veniva, che a quanto pare è stato in realtà il primo imperatore. Quindi Sargon di Akkad è chiamato il primo imperatore per un errore non ben definito, adesso che non ricordo neanche, però mi prometto di andarmelo a cercare e di farvelo sapere nella prossima puntata, sempre se vi interessa. Se non mi interessa non ve lo porto lo stesso, tanto comunque adesso ci sono solamente 5 iscritti, però vanno più che bene, sinceramente sono contento. Meno siamo, meglio stiamo. No, in realtà è il contrario, più siamo e meglio stiamo. Vabbè, però, diciamo, non mi lamento. Sono abbastanza soddisfatto lo stesso. E quindi, niente, vi dicevo questa piccola chicca, che appunto questo tale Sargon di Akkad, con il popolo degli Accadi, ha conquistato la zona dei Sumeri, cioè la terra dei Sumeri, ampliando poi quello che sarà l'impero accadico sumero. Adesso mi sto deconcentrando un attimino, però vorrei ritornare un attimino sul gioco, insomma, anche perché dobbiamo un attimino migliorare, perché qua sta crescendo tutto, però se non miglioriamo non cresce proprio niente. Quindi qui serviranno i mattoni e non ce li abbiamo, quindi vediamo di piazzare dei mattoni builder, costruttori di mattoni, tac e tac, non troppi però, due dovrebbero bastare a fornire tutta la zona. E quindi con i nostri asinelli ce li portiamo da, ci portiamo prima il fango da qui a qui, a qui, no scusa, il fango abbiamo detto, il fango da qui a qui, e poi ci portiamo i mattoni da qui a qui e da qui a qui e successivamente da qui a qui ancora. Prima costruiamo il porto che è più urgente, qui portiamolo al massimo, e anche qui velocizziamo un attimino. A quanto pare ci sono i lavoratori, quindi abbiamo anche migliorato il livello delle nostre case e possiamo anche costruire questo tempio. Mi è sembrato di aver visto davvero questo grande tempio, che a quanto pare prenderà il posto
del tempio più piccolo. Magari questo lo faremo qui, anche questo ha bisogno di mura ben specificate, delle mura molto possenti. In realtà io a questo punto, dato che siamo in questa zona, farei una bella cosa. Farei questo bel tempio, lo farei qui, però effettivamente ci vuole ancora troppo, non mi è stato ancora richiesto. Quindi vediamo un po' di fare, finire di costruire le mura. Facciamo finire di costruire le mura ai nostri lavoratori. Di finire le mura, che il porto qua è da finire. Questo edificio abbiamo detto che non è fondamentale adesso, è inutile, non esiste praticamente. Quindi vediamo un po' cosa è che sta la carne da qui. Arriva. Adesso dovrebbe arrivarne di più. Ce n'è anche abbastanza, quindi carne siamo messi bene. A birra due lavoratori in più non fanno male. Qui anche qualche lavoratore in più non farebbe male, perché poi dobbiamo fare i vasi, e i vasi qua stiamo messi abbastanza male adesso. Quindi portate un po' di vasati, di argilla per il vasellame. Qua a birra stiamo andando leggermente male. Quindi vediamo un po' chi ha la birra in maniera immeritata. Tu ce l'hai, tu ce l'hai. Qui c'è, però non serve, tanto comunque non c'è nessuno. Questi qui ce l'hanno, questi qui anche ce l'hanno. Però togliamoli là, perché poi lavorano troppo ubriachi e non va bene. Questi qui non ce l'hanno, questi qui ce l'hanno, questi qui praticamente li facciamo, diciamo, li mettiamo un tetto massimo pari a 120. Anche stanno lavorando, e credo che ben presto avremo bisogno di qualche campo. Ecco la sicurezza a questo punto. Meno male, qua procede abbastanza velocemente anche qua. Un focolaio, attenzione, anche qui attenzione, circoncidiamo. Oh oh oh, calma calma signori, su. Uno per sicurezza. No, questa malattia è abbastanza, sta espandendo molto velocemente. Non va bene, non va bene. Attenzione signori, attenzione. Ci sarà bisogno di un medico qua.
idea da fare. Troppi cali, troppi morti, signori, troppi morti, non va bene. Dobbiamo arrestare qui questa situazione. Per fortuna abbiamo arrestato l'epidemia abbastanza in fretta, grazie al nostro efficiente sistema medico. Io qua in realtà ho dimenticato di farci le porte su questo lato, ma a quanto pare non le posso più fare. Faremo fare il giro lungo, vediamo se togliamo questi due terreni. Questo esproprio proletario, un attimo, ok. Lo ridò subito. Qui spostate un po' più là, ragazzi, però se è necessario per lo sviluppo della nostra comunità. Disperate, lo Stato non vi ha abbandonato. Non ci pensiamo nemmeno ad abbandonarvi, siete voi il nostro successo qui. Bisogna di sicurezza, capire dove. Bisogno di sicurezza sempre perché il livello è basso, ovviamente. Eh sì, infatti qua abbiamo due costruzioni insieme che non ci portano nessun beneficio fin quando non ne completiamo una. Poi abbiamo perso anche un po' di lavoratori e quindi siamo un po' in difficoltà. Acceleriamo un po', ragazzi, dai. Dobbiamo portare subito a termine questo nuovo tempio. Questo grande tempio che probabilmente faremo in questa zona della città. O questa anche. Ma credo che sarà più facile che sia questa. Qui è in costruzione, qui è tutto in costruzione. I nostri builders si stanno dando da fare. Anche se non hanno molti mattoni. Solo di attività produttive e il resto evita proprio. No, magari anche materiali per la produzione tienili. Ok, questo qui dovrà essere costruito, spero presto. Questi qui pure dovrebbero costruire tutto. Il tempio sta perdendo di credibilità se non ci muoviamo. Ragazzi, insomma, qua le mura sono fondamentali, quindi sbrigatevi.
qui non ci sono lavoratori. Qui portiamoli a 5, comunque non sono così importanti. Popolazione a un livello più o meno quasi ottimale, siamo sui 3.000. Il porto è arrivato finalmente. Finalmente il porto è arrivato, quindi vediamo un po'. Prossimo. Allora, una strada per il commercio è fatta di parecchie aree geografiche. Ogni porto può lavorare con solo una strada di commercio alla volta. Di default ogni bene sarà scambiato per grano fino alla selezione di un altro prodotto da vendere. In normale priorità la produzione dei beni venduti sarà trasportata dal porto dove vengono presi in priorità i prodotti venduti vengono trasportati dal porto dove vengono presi, vabbè, sembra giusto. Quindi selezioniamo un porto, quindi in questo caso Libano, e iniziamo a comprare cedano, tronchi di cedano, no? Cedro. Ok, quindi questa è la Mesopotamia, la nostra stupenda Mesopotamia, e possiamo commerciare solo con il Libano e di default venderemo grano, ma io venderei anche un po' di buoni 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 un po' di no scusa venderei un po' di vasi e comprerei ovviamente cedro, legno di cedro, portiamo a qua tot, però vendiamo anche un po' di mattoni che ne abbiamo tanto tanti. Vediamo un po' di mattoni per prendere un po' di questo, di legno. Lavoratori, mettiamone 10 fin quando sarà possibile averli. Ok, voi intanto possiamo già diminuirne, tagliamone 5. Prossimo obiettivo, ok. Ora puoi costruire il grande tempio. Assicurati di che i trasporti possano avere accesso ai materiali da costruzione. Quindi mattoni e legno di cedro. Ricorda che il cedro non può essere trasportato a mano, ma ha bisogno di asini o carri. Va bene. Intanto, qua sarebbe bello avere dei carri, ma non capisco come si ottengano, quindi vediamo un po' di chiudere le mura prima e selezionare 800 materiali. 800 sono veramente tanti, e dobbiamo distribuire un attimino meglio la nostra popolazione a questo punto, perché c'è necessità di nuovi abitanti. Vediamo se qualcosina ci arriva oppure no. Però visivamente veramente sembra una bella città, ragazzi, che ne dite? Io dico che è proprio una bella cittadina questa. Dico proprio che è veramente una bella cittadina. Quindi qua ci stanno pensando questi. Qui anche ci stanno lavorando. Dove posso togliere un po' di lavoratori? Vediamo un po'.
tanto questi qua si scriva a questo punto non sono molto necessari, però ecco cosa serviva, serviva proprio i lavoratori, abbiamo bisogno di un po' di lavoratori, ci vorranno 5 anni per avere 40 altri lavoratori, che è una bella scommessa anche questa. Quindi abbiamo bisogno di togliere qualche lavoratore da qualche settore. Vediamo i settori sovra produzione. Sono questo delle pelli, ce ne abbiamo veramente tante. E ne abbiamo tante a discapito però di una di questo che in realtà non lavora molto. Questo non ha più il sale addirittura, guardate come stiamo messi male. Il sale è una priorità e non ce l'abbiamo. Pensa un po' te come stiamo messi. Nel magazzino proprio e sia finita, scusa, sì. La facciamo finita anche con questa sciocchezza e vediamo di avere di ottenere un po' di lavoratori in quel settore. Tu chiudi bottega proprio. Questo che ci fa qua? Ah, questo c'è sempre stato lì, ce l'avevamo già uno stock qua. Bene. Allora mettiamone uno in meno che tanto non è così necessario. E la birra non sta ottenendo i suoi vasi perché i nostri vasai vediamo se si può comprare dei carri. Vediamo se arriva anche il legno. No, non è ancora arrivato nulla. Quindi vediamo un po' di sistemare. Le mura le abbiamo sistemate. Quindi questi qui non sono più necessari a questo punto. E sistemiamo il sistema dei trasporti. Vediamo se il legno ce l'ha. Ok, il legno me lo devi portare al tempio che sarà appena disponibile. Ok, questo ha un regime abbastanza elevato di produzione. Abbassiamo un po' questo anche, portiamo a ok 37, dovrebbero bastare a priorità. No, aumenta anche il prezzo, continua fin quando cancella, mi sembra una buona idea. Qui manca pochino, vediamo. Non abbiamo le mura. Dai, però scusami amico, ma qua non è giusto, perché non ti arriva il sale? Qua forse abbiamo una sovrapproduzione qua di trasporti. Dovrebbe essercene abbastanza.
chiudono il tempio questi qui, mi chiudono le mura, vediamo. Dai, manca ancora dei lavoratori che finiscono qua. Perché, perché, perché? I mattoni ce li hanno. Si stanno dando da fare su quelle altre mura, i signori. Ma ragazzi, però questo è più importante. Non so se vi siete accorti. Questo qui è importante. Eccoli qua, eccoli qua. Dai, dai, così vi voglio. 4 su 1. Bravi. Andiamo con il tempio. Il tempio. Perché non me lo fai? Cosa vuoi, cosa vuoi? Noi in sidewall, come noi in sidewall. Siamo dentro le mura, signore. Eccolo qui, ti pareva che a me è sfuggito. È sfuggito anche questa volta. Ti pareva che non doveva sfuggire. Vediamo se si può migliorare qualche farm. Qua in realtà si potrebbe, ma non sembra necessario. Comunque credo di aver ottimizzato abbastanza qui, eh. Scusa, ho sbagliato. Qui, a qui, a qui, grazie, certo. E qui siamo belli, 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 belli a regime, dai, finalmente. Finalmente, mi preoccupo un po' della pesca che non decolla. Fatto, forse ci allargheremo anche sull'altra sponda, probabilmente sarà fatto. Ecco qua, eccoci qua, vai con la prima pietra, voglio vedere proprio come si posa questa prima pietra del nostro grande tempio, il primo grande tempio mesopotamico. E vai, cavolo, vai, primo grande tempio sumero. Abbiamo piazzato la prima pietra, signori. Siamo sulla prima pietra, finalmente. Qualche problema, qualche gap con questi mattoni. E vabbè, ci arrangeremo. E niente, ragazzi, abbiamo la prima pietra, finalmente. Finalmente abbiamo la prima pietra sumerica. Non so se mi spiego. E adesso riattiviamo i nostri lavoratori, li portiamo a 10 e dai, facciamo finalmente questo tempio. Facciamo questo tempio, gente. Anche voi arrivate, la cosa è fantastica, allora. È veramente straordinario. Stiamo facendo il primo tempio, primo grande tempio, signori. Primo grande tempio sumero è in costruzione. Abbiamo lanciato la prima grande sfida dell'umanità. Il tempio sta passando da essere qualcosina infame che nessuno si cagava ad essere una grande, superba, meravigliosa struttura necessaria. Togliamo i mercanti dal tempio, come disse Gesù una volta, e andiamo avanti. Il tempio ne merita il necessario rispetto, signori. Andatevi a mettere qui con le vostre bancarelle a vendere i cimeli, perché noi qui stiamo facendo la storia, gente. Stiamo facendo la storia sumera e non stiamo mica raccontando barzellette, ragazzi. La grande storia del popolo sumero inizia qui con questa grande, grande, enorme, questo posizionamento di questa pietra miliare che porterà la nostra civiltà ad essere qualcosa di veramente minuscolo, con un tempio che veramente
era paragonabile a quello che era il tempio dove è stato rinvenuto il famoso Lapis Niger nella città di Roma, quindi il primo tempio dedicato a Roma o qualcosina del genere, doveva essere veramente di terra e fango, magari forse poco più evoluto, visto che già c'erano stati i greci in Italia meridionale, quindi un po' avevano preso lo spunto sti romani probabilmente. Comunque stiamo dicendo, siamo passati da questo tempio in questa modalità così arcaica, dove la gente andava a fare le scorregge sull'altare per vedere il prete, dirgli: ragazzi, state buoni, se no gli dei si incazzano, che noi ne sappiamo di più perché siamo i preti e voi fate quello che vi diciamo, e a qualcosa del genere. Cioè, adesso guardate che struttura, signori, cioè guardate che meraviglia. Non stiamo parlando di cose finte, stiamo parlando di realtà. In realtà, ecco, appunto, parlando di realtà, qui con il legno stiamo messi abbastanza male, per cui non arriva nulla. Speriamo che questo è il primo carico, signori, perché qua se non arriva il legno siamo veramente messi male. Ditemi che è il primo carico questo. Dal Libano è arrivata la nostra prima barchetta. Vediamo un po' cosa ci porta. Babbo Natale dal Libano, Babbo Natale dal Libano, Babbo Natale dal Libano ci sta portando nulla praticamente, non ci è arrivato un cacchio di niente. E come mai, signori? Come mai? Vediamo un po' di capire perché non prosegue questo sviluppo di legno. Vediamo, portatemi il legno, ragazzi, portatemi un po' di legno, su, come mai non arriva? Vi dico anche di aumentare la priorità e magari aumentiamo un po' il costo, vediamo se aumenta, se arriva. Vogliamo renderci conto di questo, che non sia una nuova tragedia per la nostra popolazione questa mancanza di legno, di cedro. Vediamo, dai, fatemi vedere un po' qua come arriva il legno, signori, che ci teniamo alle nostre forniture affinché non manchi nulla al nostro popolo. Dai, fatemi arrivare un po' di legna, vediamo un po'. Che qua, vedete, il tempio perde un po' di credibilità se non ci diamo da fare. Bisogna darsi da fare qui. Vediamo. Quarantotto blocchi di legno dal Libano. Ditemi che questo è il carico giusto. Dai, su, sono sicuro che sta arrivando qualcosina. Vediamo. Eccoli qua, sono arrivati. È arrivato il nostro carico di legno. Finalmente è arrivato. Quindi adesso possiamo stare anche un po' più tranquilli, abbassare anche i prezzi e abbassare anche la quantità richiesta, perché abbiamo il legno necessario adesso. E adesso spero che venga trasportato da qualche parte, ce ne abbiamo 40 qui stoccati. Quindi vediamo un po' i nostri asinelli se si danno da fare un po' a portare. Anche i mattoni a questo punto, perché è meglio avere la fornitura sempre presente. Qua ce n'è veramente tanta. Quindi vai, portate da qui a qui tanti mattoni e acceleriamo, perché sennò qua siamo messi male. Fra l'altro col grano stiamo veramente messi male a questo punto.
Quindi vediamo un po' che succede. Dobbiamo migliorarne l'efficienza. Piazziamo un bel niente, perché alla fine se non ci arriva niente. Non piazziamo proprio niente. Questi qui un carro ce la possono prendere, che dite? Vediamo. Non abbiamo abbastanza. Abbiamo speso veramente tanto grano per questo carico, però adesso ci stiamo rifacendo subito, quindi per fortuna non dobbiamo ricorrere ad estremi, a cose estreme. Quindi voi qui avete carenza di mattoni, mi sembra di aver capito, per cui vi diamo una mano da qui. No, non ve li posso portare qui, voi non ve li potete prendere, quindi praticamente come facciamo ad arrivare lì? Ci arrivano loro? No, non ci arrivano loro. Voi non vi serve, perché vedi, stanno aumentando finalmente i nostri lavoratori, arriveranno a 600. Adesso facciamo quest'altra struttura, che credo sia un altro magazzino. Qui non c'è richiesta di questo, quindi facciamo case a questo punto. Facciamo case e niente, aspettiamo che arrivino a completare la loro missione. Il ponte granaio brilla alla volta, l'invenzione della volta, appunto. Qui abbiamo una scoperta storica fondamentale, che è quella dell'invenzione della volta usata per i granai e i ponti. Quindi l'arco a volta, un metodo di costruzione di invenzione sumera, stiamo per scoprirlo, ma prima meglio se inventiamo questi fantastici pigmenti per la costruzione, per dipingere, colorare le cose. Credo i pigmenti servono per quello. Bene, il nostro centro per gli anziani è anche qualcosa di molto bello da vedere. Vediamo un po', miglioriamo un po' anche la sua estetica, così in maniera, lasciamo magari delle porte una tantum, non so, mettiamo una porta anche qui e una porta anche qui, e qui ci mettiamo un bel nulla anche qui. Guarda che bello il nostro centro per gli anziani. E anche da questa parte uguale. Vediamo il tetto, facciamo rosso qui e rosso qui, e ci mettiamo al centro questo fatto qui, facciamo qui anche qui il tetto. Questo centro per gli anziani deve essere veramente qualcosa di bellissimo da vedere. Infatti guardate che bello, con il nostro vecchio tempio ormai tra poco sarà surclassato, superato ampiamente dal nuovo stupendo modo di lavorare i fedeli, le cose, i fedeli, tramite questo nuovo tempio. Non dimentichiamoci di abbellire anche, sempre che i mattoni risultino utilizzabili. No, vedi, qualcosina ce la fa in maniera un po' randomica, non si capisce bene come funziona. Vedi, anche questo si ciuccia un po' di risorse. E noi magari andiamo a fare un bel passaggio qui
per raggiungere al tempio, è vero che l'estetica vuole la sua parte, l'occhio vuole la sua parte, signori, e quindi facciamo questo bel passaggio dove ci mettiamo anche degli alberelli. E il nostro primo tempio qua si sta per prendere il suo meritato posto di prestigio tra i templi dell'antica cultura. E voilà. Non so chi siano queste figure, però mettiamocela che è sempre bello averle qui con noi. Voilà. Guardate, signori, che meraviglia. Che meraviglia che sta prendendo forma. L'asinello mi dà conferma con il suo ragliare che stiamo facendo veramente una meraviglia. Qua non so come stiamo costruendo, proprio al buio, però va bene. E abbiamo una meraviglia, signori, guardate che meraviglia che sta venendo su di città. Siamo veramente dei sumeri. Andiamo, inventiamo questo arco a volta. Diamo libero sfogo ai nostri architetti con la loro arte. Facciamoli evolvere. E mettiamo anche un po' di plebaglia qui fuori dalle mura. Quella che prima era la plebaglia, dopo circa 91 anni di residenza nelle periferie, è finalmente diventata qualcosa che fa parte della regione ormai. E quindi abbiamo finalmente un livello successivo di sviluppo dovuto grazie appunto a questa stupenda invenzione che è il tempio, il fantastico tempio. Abbiamo anche il warehouse che è capace di stoccare ben fino a 6.000 cose che però preferisco non usare. Abbiamo anche il granaio, finalmente abbiamo un bel granaio che anche questo è in grado di stoccare cose, però al momento non si ritiene necessario perché ci preferiamo tenere i nostri bei magazzini generici, così i nostri grandi magazzini generici preferiamo tenerceli qui buoni buoni, e quindi va bene così per tutti. E adesso che abbiamo i carri, non abbiamo ancora i carri, ma sarebbe opportuno provare a costruire qualcosa in più, tipo questi fabbric di Erin Full che si occupa di costruire le cose colorate, e le mettiamo proprio qui vicino, le possiamo mettere un po' dappertutto, quindi freghiamocene altamente dell'inquinamento che ne verrà l'utilizzo dei pigmenti colorati, e iniziamo a fare un po' di roba colorata proprio qui vicino agli animali, signori, perché abbiamo bisogno oggi come oggi, ma anche in passato, ma soprattutto oggi come oggi, abbiamo bisogno di tessuti che abbiano un colore che sia a dir poco sgargiante e a dir poco anche emozionante e meraviglioso. Perché qua noi per esempio adesso stiamo facendo una mattonata senza un criterio ben proprio elegibile, diciamo, non abbiamo nessun criterio di costruzione di mattonate, però la nostra esperienza piano piano ci porterà a costruire delle mattonate, sempre più mattonate, sempre più dei mattoni in testa, sempre più belli da vedere,
è da toccare, signori. Adesso ve lo facciamo così un po' storto perché non siamo ancora in grado, che siamo appunto per la civiltà sumera, questa è la città di Uruk, vi ricordo, noi siamo gli Uruk, siamo gli orchi degli Urukai, i guerrieri del Signore degli Anelli, del famoso Saruman, Sauron, quindi vi ricordo che praticamente non siamo proprio capacissimi a fare le mattonate, più che altro ci piace sbraitare, scorreggiare, urlare, ruttare, uccidere, mangiare e fare tutte quelle cose brutte e cattive che piacciono fare agli orchi. Per cui adesso non siate troppo esigenti, adesso abbiamo fatto una semplice mattonata che un giorno sarà una mattonata di quelli che verranno ricordate sui libri di storia, signori. Però va bene così, siamo per il momento siamo ancora quasi soddisfatti, non siamo completamente soddisfatti, ma siamo quasi soddisfatti della riuscita visiva. E diciamo che può andare bene così. A questo punto possiamo anche costruire un altro trasportino, questa volta lo facciamo in un posto più consono al trasporto delle cose, lo facciamo qui e vediamo di far arrivare un po' di merci in giro per il mondo, perché come dicevano i vecchi saggi, senza merci non si va da nessuna parte. E allora avanti cittadini, venite in questa città che tra poco arriva il grande tempio e dovete solamente sciacquarvi la bocca quando parlate con noi. Guardate qui che tempio che stiamo facendo, stiamo già facendo il secondo piano, non so se mi spiego, signore. Vi facciamo un tempio su due piani, ci mettiamo un attimino più in alto di voi perché ne sappiamo di più, ce lo possiamo permettere e voi dovete solo stare a succarcelo. Guardate ragazzi, ce lo dovete solo stare a succarcelo, ci dispiace veramente tanto, ma funziona così. E quindi il tempio viene su bello piano piano, che bello che è, che bello che è, che bello che è il nostro tempio. Ragazzi, non stiamo scherzando, questa non è una voce A-I-I-A-O-I-O, è una cazzo di voce vera, ragazzi, vi sto dicendo che qua non stiamo mica a scherzare, a dire bazzuccole, bazzuccolate, qua facciamo i mattoni, le mattonate e tra poco le facciamo pure dritte, signori. Quindi vedete un po' di stare tranquilli qui con tutto qui, questo che fanno qua. Ci vediamo solo a Capodanno e vediamo un po' di fare nuovi mattoni, se cerchiamo di capire come funziona, niente, mattoni, niente, facciamo qualcosina, andiamo avanti, sviluppiamo il rame, non ci è stato chiesto ma vogliamo fare il rame, perché il rame ci porterà nel futuro direttamente come un cavallo alato che ci porta su questo treno meraviglioso che è il progresso. Adesso voi starete a guardare lo sviluppo di questa stupenda, magnifica struttura, ragazzi. Guardate i nostri lavoratori come si danno da fare. Avete mai visto lavoratori darsi da fare così? Vabbè ragazzi, scusate per questo un attimo di impasse, diciamo. Eccoli qua finalmente i nostri trasporti, possiamo tenerlo anche a 9, va bene così, però intanto ci interessa portare i mattoni da qui a qui in maniera più o meno veloce, il resto facciano loro, possono trasportare tutto il cazzo che li voglio. Benissimo ragazzi, e il tempo è fatto, lo abbiamo anche colorato, guardate un po', guardate, anche se la mattonata non è proprio dritta, va bene così, il nostro primo tempio sta sorgente, sapete che vi dico, la mattonata la togliamo proprio perché non si può proprio vedere, è un errore di progettazione, i nostri architetti non avevano capito come funzionava la mattonata, pensavano che la cosa verrebbe, si sarebbe fatta semplicemente mettendola dritta, e invece non va dritta da sé ma va dritta per tre perché bisogna semplicemente mettere in riga qui tutta la situazione. Ed ecco il nostro tempio, signori, ammirate che bellezza che vi abbiamo fatto, ammirate che bella città. Ogni tanto c'è un focolaio di malattia,
Ma non ci preoccupiamo perché i nostri medici conoscono il fuoco per spegnere, il fuoco sacro della sumerità. Signori, guardate, due falò qui, due falò lì e via, e non si espande nessuna malattia. Walla, signora, walla, 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 walla. Ok, la popolazione ormai l'abbiamo già fatta finalmente, signori. Vi porto un saluto, mi sono veramente stancato, ma ce l'ho fatta dopo non so quante ore, forse veramente tante. Abbiamo finito la prima città di Uruk. Vi ringrazio per essere stati qui in questa follia. Però ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sono veramente fiero della mia prima città su grande scala. Non è poi così bella, diciamo, però è molto 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 funzionale. Siamo in grado di mantenere 3.492 di popolazione, con altri 90 che ne arrivano e sempre più che ne arriveranno, grazie alla struttura più bella che si sia mai vista fino al 5000 a.C., che è questo splendido tempio su due piani, il grande tempio sumero, signori. Ecco qui che meraviglia. Non ditemi che è brutto, perché è veramente bello. Soprattutto guardate l'efficienza, quanti pochi terreni riusciamo a mantenere tutta questa popolazione. Stiamo parlando di rapporto di quasi 1 a 1, ovvero 100. Un rapporto di 1 a 1 vuol dire un'efficienza più che efficiente, signori. E infatti non so come facciamo, probabilmente dipende anche dal fatto che ci sia la pesca, non lo so, tutti questi pescatori che disboscano il fiume, però siamo a un livello veramente masturbante. Ok, andiamo al menu e vediamo qual è la prossima. Ok, la prossima è la città di Umma, anch'essa una super città. Vi ricordo che saremo nel terzo millennio a.C. Prima eravamo nel quarto, scusatemi tanto, la Lagash e Uruk erano nel quarto, io mi ero fermato al quinto. Quindi saremo la città di Umma a costruire la famiglia reale, addirittura, signora. Signore e signori, avremo una famiglia reale, una famiglia reale, non so se mi spiego. E quindi niente, cosa ci chiederà? Dottore, iniziano il tunicesco, vabbè, credo che non importi, lo vedremo la prossima volta. Terzo millennio avanti Cristo, ci vediamo con la famiglia reale nel terzo millennio avanti Cristo, nella città di Umma, signori, anche qui tra il Tigre e l'Eufrate, nella terra tra due fiumi che è quella della Mesopotamia dei Sumeri. Ci vediamo ragazzi, ciao!